Una sfera di cristallo in mano, il tricolore svolazzante e le lacrime agli occhi. È il ritratto di una Lisa Vittozzi trionfante a Kenmore, in Canada. La 29enne sappadina, dopo l'oro mondiale nella 15 km in Repubblica Ceca, conquista anche la Coppa del Mondo Generale di Biathlon, coronando un sogno che inseguiva da tempo e che ora è diventato realtà. Non è vero, è come un sogno. Sono veramente molto orgogliosa del mio lavoro ed impressionata di me stessa. Ho provato a stare concentrata sul mio obiettivo, ho lavorato per questo, ho vinto e tutto è stato perfetto. Sono riuscita a gestire lo stress e le persone qui presenti mi hanno aiutato tanto durante la gara. È stato sorprendente. L'azzurra porta colori del centro sportivo Carabinieri. Dopo aver tagliato il traguardo è scoppiata in lacrime per godersi appieno il momento e realizzare l'impresa appena compiuta. Per Lisa Vittozzi una gara sofferta con 5 giri di penalità, dovuti ai 2 sbagli a terra e i 3 in piedi al poligono. Ma la vittoria nella classifica generale era comunque al sicuro, consolidata poi dagli errori della rivale norvegese Ingrid Tandvold. Vittozzi festeggia così un successo che la rende la seconda italiana di sempre a cogliere il globo di cristallo dopo la doppietta firmata Dorothea Wierer nel 2019 e 2020.